Stefano Sottili, dopo aver festeggiato bene il Natale con quella bella vittoria di Como, un Arezzo che si regala il sorriso anche in quest'ultimo dell'anno, che risposta ha avuto dalla squadra, al di là ovviamente della rimonta nel secondo tempo, una gara che ad un certo punto si era complicata, ma che l'Arezzo ha avuto anche la capacità, no, poi di ribaltare grazie anche alle proprie qualità? Beh, è un risultato che non fa una piega, insomma, la vittoria non credo che sia da mettere in discussione. E i ragazzi sono stati bravi a andare oltre le difficoltà che ovviamente ci sono in ogni gara, hanno avuto la capacità di non abbattersi quando siamo andati in svantaggio, abbiamo cominciato ad alzare i ritmi, abbiamo cominciato a dare pressione, era nell'aria che da un momento all'altro potesse arrivare gol, però c'è un dato di fatto emblematico, oggi sono stati fatti 17 tiri in porta contro 3 della Carrarese. Se non leggiamo come una vittoria meritata questi dati, 63% di possesso palla contro il 37% avversario, vuol dire che non vogliamo bene all'Arezzo. Ecco, sta di fatto che poi, quando hai alzato il potenziale offensivo con un secondo attaccante puro di ruolo, nel momento di maggiore pressione, Davide ha fatto vedere quello che sa fare. Ha preso un palo e rideva nello spogliatoio dicendo che questa era la rovesciata più semplice che gli è capitata da quando gioca ed era riuscito a sbagliarla. Per dire l'umore che c'era dentro lo spogliatoio, e grande gioia per essere venuti fuori da una partita che si era messa male, ma che comunque abbiamo sempre avuto la convinzione di poter fare nostra. Poi quando ovviamente riesci a ribaltarla è sempre un segnale di forza morale, sempre un'autostima che cresce nella convinzione che sei sulla buona strada, ma nella consapevolezza che abbiamo ancora la necessità di migliorare tanti piccoli particolari, perché quando trovi avversari e squadre con un pedigree diverso rispetto ai nostri avversari quotidiani, rischi che alla minima occasione ti possano punire. Noi dobbiamo arrivare a limare anche quello e concedere sempre meno ai nostri avversari.